Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 38esimo episodio della serie Alpina sulla mappa The Alps. Oggi, come vedete, sono qui per ranghinare. Scusatemi un attimo, ma io credevo che oggi iniziavo con l'imballatura. Infatti ho portato qua il Fiat, mi sono preparato anche sotto l'imballatrice, ma invece oggi non si imballa. Allora, fatemi vedere un attimo qua dietro. Usiamo ancora la Follow Me. Ora abbassiamo, accendiamo, soltanto che io direi di... Gli ho dato una distanza di 3, proviamo a dargli un 4 metri. Facciamo una cosa un po' come lo scorso episodio. Allora. Sì, questo qua è il 38esimo episodio. Vediamo un po' se arriva. Spero di sì, però no. No. Dobbiamo avvicinarlo, diamogli 3 metri e mezzo perché non mi lascia leggere la distanza. Ok, metri e mezzo, altrimenti gli diamo i 3 metri. Tanto per vedere un pochettino. Sì, vabbè, lo prende lo stesso, quindi chi se ne frega. Allora, ero tutto convinto che... Beh, qui non è che non ho ripassato molto bene, però vabbè dai. Per quel poco che lasciamo poi lì, non è che sia tantissimo. Questa volta utilizziamo questo ranghinatore qua, che viene utilizzato principalmente per i prati in pendenza, ma fattibile con un trattore normale. Allora, dato che lui prende bene tutto, a parte lì in curva, pezzettini lì in curva. No, va più che bene 3 metri e mezzo di distanza. Mi avete chiesto come faccio con la Follow Me. In pratica, oltre a farvi seguire, potete farvi seguire anche lateralmente. Qui adesso sto andando fuori lateralmente, premendo Ctrl F, attivate la Follow Me, e poi con Ctrl E, aspettate, me l'ha chiesto anche qualcun altro, con Ctrl, scusate, io ho detto uno con control e le freccette, con control e da andate a sinistra, con control e di andate un po' a destra. Ok, adesso non so se magari stai vedendo questo video, però mi sono sbagliato io. Control, perché ti avevo detto con le freccette, invece no, con la A e la D, perché infatti mi sembrerà strano, però non utilizzandola nel momento in cui me l'hai chiesto è sempre un po' un casino. Allora, il problema è un pochettino dopo, perché se io voglio fare un altro lavoretto, allora qui cercando di prenderla tu, ecco, anche qua in questo, negli estremi della mappa, non proprio negli angoli, nell'estremo qua a destra, nell'estremo in alto a sinistra abbiamo falciato male, però non sono più ripassato. Comunque, come ho già detto, di erba ne abbiamo. Prossimamente, ecco, andremo a fare, come si dice, non insilato, sì, beh, alla fine il gioco lo vede come insilato. Andiamo appunto ad imballare, poi andiamo a fasciare subito le valle. Imballiamo subito l'erba in pratica. Con la mod Baller Add Grass. Aspetta, se vi interessa questa mod, ora non ce l'ho sotto a disposizione. Però la trovate nel video della serie francese dove imballo con il Renault. E l'imballatrice MacHale. Mi pare si chiami così. Cavoli, se viaggia. Allora, a sto punto. Ah beh sì, abbiamo impostato velocità 20. Gli diamo 21-22 a questo qua. E gli diamo un po' di strada, dai. Si potrebbe fare anche tutto così, però no. Allora, cavoli. Ok, cerchiamo di fare una cosa così, anche se non è molto bello, perché li portiamo via. Infatti, li porto via l'erba lì, quindi devo cercare di avere una bella distanza, di tenerla.
Allora, qui facciamo una curva, dai. Facciamo almeno due giretti intorno. Poi dopo, se cambio lato, non va bene perché devo andare sempre da questa parte. Dai, non sta venendo neanche male. Sì, non è molto realistico perché in teoria dovrei stringerlo dall'altro lato. Stringo questa andana, però non riesco perché io butto l'erba da una parte e l'altro passa, la butta. Cavoli qua, cavoli qua. C'è ancora? Sì, che c'è ancora. Qui no, devo stringerla un po' perché ha lasciato troppo larga. Perché io andavo troppo di là e dopo sono successi i peggior casini. Allora, tra l'altro volevo ancora finire la serie con questo episodio, invece no, devo ancora. Dovevo ancora voltare, cioè ranghinare. E vabbè, tiriamola dentro tutta sta andana a sto punto. Intanto non ci cambia più nulla. Cerchiamo di raddrizzarci, perfetto. Che adesso andiamo soltanto trasversalmente. Via parte qua. Facciamo fare la curva. Ed ora andiamo in su così. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. Ah, ok, però mi posso far seguire anche dall'altro lato. Control. Forse ho capito come posso fare. Forse. Adesso qui facciamo una cosa di questo tipo. Lui dovrebbe andare a fare una specie di andana qua, anche se lo butta un po' troppo in là, però vabbè. Anzi, stiamo un po' più da questa, ok, così dovrebbe lavorare molto meglio. Sì, comunque la follow me in questi casi ci aiuta veramente molto. Ah, ecco, se vi chiedete, il crone qua l'avevo già utilizzato da qualche parte perché sennò non me lo scaricavo. Comunque ce l'avevo già nella cartella, quindi ho detto vabbè, lo utilizzo. Adesso lo fermiamo. No, cavolo, deve venire ancora un pochettino. Vabbè, sapete una cosa? Lasciamolo venire pure. Noi ci facciamo le andane per così. Sì, qui in mezzo ci sarà uno spazio immenso, però chi se ne frega. Andiamo giù, poi dopo torniamo a rifinire la parte sopra. Mi sa che quest'oggi vedrete soltanto ranghinatura. Comunque, fa nulla, dai. Ecco, ieri. Sì, ieri che era venerdì. No, aspettate, eh. Fatemi un attimo vedere che giorno è oggi. Ok, quindi sì, ieri c'è stato un video riguardante Farming Simulator 2017 che è uscito. È stato presentato al Gamescom. E devo dire che ho visto delle cose veramente molto belle che mi sono piaciute. E quindi non c'è stato nessun video di farming. C'è stato un video di Euro Truck e sono ritornato dopo un po' di tempo. E nulla. Sta arrivando. Sì, arriva, arriva. Comunque molto bella questa texture dell'erba. Allora, qua per rendere un po' tutto più rendere le cose fatte bene, allora andiamo di qua, qui ci raddrizziamo. E poi riprendiamo così. Non voglio riprendere tutta questa andana. Ok, così può andare bene. Ci sarebbe anche il metodo, per passare a richiuderla, però ormai troppo tardi. Allora, scusate per la piccola pausa qui, direi di facciamo così. Adesso
facendo un po' di casini, eh. Allora, qui lo buttiamo ancora in là. Spero che non intralci nulla. No, non prendere niente, non prendere niente. Chi la prende? No, non ha preso nulla, perfetto. Allora facciamo una cosa di questo tipo. Io lo butto in là e poi lui ripassa. Volevo fare anche prima, però credevo che di fare un po' una cavolata. In teoria così dovrebbe prendere tutto lui. Però l'alternativa era un'altra, eh. Ovvero quello che io... No, no, era questa l'alternativa, mi sa. No, aspettate, io voglio fare un'altra cosa. No, da questo lato va bene, però se torno indietro, ecco, lo posso spostare, però devo scendere e andare sull'altro, cambiare le impostazioni della Follow Me, però ce l'avrei fatta. Allora, se non mi sbaglio manca appunto ancora lì sopra. Andiamo su direttamente, dai. Facciamo una cosa di questo tipo. Anzi no, vabbè, ormai è fatta. Qui non so se riusciamo a passare in un solo passaggio, anche se non credo. Però vabbè, dai. Si può fare, si può fare. Ma ecco sopra dove c'era un'altra andana. Sì, qui abbiamo fatto un bel po' di casini, eh. Comunque, Sametto in montagna merita proprio. Guarda da me che non abito proprio, cioè abito in montagna, non abito proprio in pianura, e girano soltanto same. Allora, lui lì finirà. Allora, qui direi di fare una cosa di questo tipo. Perché a tirarla ancora in giù no, mi sembra troppo. Altrimenti non ci sono più andane. Facciamo soltanto una unica e non è troppo bello. Ok. Tra l'altro no, volevo fare un attimo una screen. Che cavolo fallo? Sto ranghinatore. Ok. Lui adesso arriverà. Altra screen per la copertina. Si vede bene? Così ci sta. Comunque vediamo un po', mi manca lì. Sì, non è che è molto più comodo ranghinare, anche se non lo credevo. Pensavo di metterci più tempo rispetto alla falciatura. Però falciatura, sì, era un pochettino più stretta, mi sa. Qui chiudiamo subito. Ok, forse gli lascia indietro qualcosina, però nulla di che. Nulla di che, cavoli. Vabbè, dai. Sopra, sì, mi manca ancora quel pezzetto. Quindi adesso, no, non andiamo sopra, adesso finiamo qua questo pezzo qui, dopo andremo poi sopra. Tra l'altro domani, non so, non perché molti di voi seguono la serie Made in Italy, non so se ci sarà, bensì probabilmente ci sarà un episodio della serie agricola, dato che ce l'ho già registrato, e adesso lì... Cavolo. Facciamo una cosa di questo tipo. Ctrl F, lo fermiamo. Ci facciamo seguire nuovamente. Ctrl F e B. Prima l'accendo, no, è già basso e l'attacco dietro al same. Vediamo un po' se arriva. Ecco, un difetto che ho trovato è che al fend non si vede il cardano tra il crone e il fend. Invece qui ho notato che si vede, quindi credo che sia un problema del fend.
Non saprei. Comunque queste texture qua del crone sono fantastiche. È un po' usurato e devo dire che non mi è, cioè, mi è piaciuto molto. Devo dire che non era, non è male, però suona meglio, mi è piaciuto molto. Non è male vuol dire sì, non è male, c'è di meglio, però. Allora, qui rifacciamo questa cosa. Lui adesso lo manovriamo noi. Guardate che fumata, ci sta un casino, eh. È veramente fatta molto bene. Comunque, Giucca fa sempre ottimi lavori, come vi ho già detto. Non è fatta da zero, però ha fatto una bella edit. C'è una conversione anche questa. Perché se non vi ricordate era uscita sul sito ufficiale nel 13 e l'ho usata veramente molto io. Anche se era poco potente però. E appunto mi avete fatto notare che il sollevatore frontale non ce l'aveva nel 13, infatti avete appunto ragione. Qui mi sa che è troppo larga. No, va bene, va bene. Va più che bene. Allora qui facciamo poi così. Ci creiamo un'altra andana. Vediamo un po' se arriva. Sì, arriva. Lì ho stretto. No, qui ho stretto, no, non credo. Vabbè, comunque. Abbiamo quasi finito, eh. È stato un lavoro lungo. Però un po' meno della scorsa volta, a parere mio. No, qui perché sono avvicinato troppo. No, mi ero avvicinato troppo, devo lasciare lo spazio all'altra. Ecco, così va più che bene. Poi è una questione di andare un po' d'occhio, eh. Qui stessa cosa. E poi eccoci col pezzo su da finire. Però direi che vado avanti io, direi di salutarci. Io ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Qui ecco, guardate i nostri due mezzi. Devo dire che la follow me qui in questi campi in montagna va più che bene. E nulla. Noi ci vediamo domani, non so ancora con cosa. Comunque, questa sera c'è sempre un episodio, credo, di Valentino Rossi The Game. E nulla, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.